Buon pomeriggio amici e benvenuti allo Sferisterio di San Benedetto Belbo, dove sta per iniziare l'incontro di pallapugno Serie A tra la Subalcuneo, squadra ospite, e la Alba Grafica di San Benedetto Belbo. Vediamo subito le formazioni per gli ospiti: Oscar Giribaldi, Giuliano Bellanti, Lorenzo Bolla, Cavagnero. Per la formazione dell'Alba Grafica San Benedetto Belbo: Alessandro Bessone, Massucco, Alberto Bellanti, Fabio Marchisio, riserva Flavio Dotta. Arbitrano l'incontro il signor Gili, coadiuvato da una ragazza che è giudice di linea, Gloria Biestro. Per le formazioni del Subalcuneo, riserva Andrea Dalmasso. Per la formazione dell'Alba Grafica di San Benedetto Belbo, direttore tecnico Felice Bertola. Inizia la partita con la formazione ospite in battuta. Parte Oscar Giribaldi, batte centrale verso il largo, Massucco. Lorenzo Bolla ricaccia bene, mette in difficoltà Bessone, che andando indietro spara fuori il pallone, e siamo 15-0 per la formazione ospite. Seconda battuta per Oscar Giribaldi, attaccato al muro, Bessone ricaccia, ma il suo pallone scende ai 35, in diagonale al largo, fa un pallonaccio Oscar Giribaldi e la caccia va posizionata ai 70, quasi 80 metri. Terza battuta di 4, batte contro il muro, Massucco ricaccia benissimo, ma va a prendere il pallone al volo Oscar Giribaldi, fa arretrare Bessone. Lorenzo Bolla si mangia un 15 in un batter d'occhio, perché ha il pallone ricacciato corto da Bessone sui 60 metri e non riesce a chiudere intra, ma spara il pallone in fallo. Siamo sul 15 pari, ancora in battuta Oscar Giribaldi, bello il suo colpo al salto, mette in difficoltà Bessone, adesso il pallone scende corto e al salto dai 20 in diagonale va a mettere una caccia ai 70 metri Oscar Giribaldi sul 15 pari. Ancora una caccia da posare e poi andremo al cambio di campo. Bessone al volo, Cavagnero ferma il pallone, è andata bene a Alberto Bellanti, che va a mettere una caccia ai 20 metri e la segna la giovane Gloria Biestro. 15 pari, prima caccia ai 70 metri, batte corto, arriva Giuliano Bellanti, ferma il pallone, andiamo 30-15 per i bianchi della Subalcuneo. Bessone in battuta, deve conquistare una caccia sui 70 metri, Bellanti la spara in terra, niente da fare, e siamo 40-15 per i bianchi di Cuneo. Caccia sui 20 metri, Oscar Giribaldi al volo, cicca il pallone e l'arbitro Giri non fa che confermare il 15 alla formazione di casa, che si porta sul 30-40. Una caccia da posare sul campo, al volo Oscar Giribaldi, Bessone al salto, ancora al volo Oscar, e in diagonale mette la caccia ai 40 metri. Una curiosità, l'arbitro donna è la signorina Gloria Biestro, il fratello si chiama Matteo Biestro, fa la spalla nella formazione Under 25 della Merlese. Caccia ai 40 metri, siamo 40-30 per i bianchi, Massucco al volo, cicca il pallone e con il doppio salto il 15 va nelle tasche della formazione di Cuneo, che si porta sul primo gioco a 0. Parte Oscar per mettere 4 cacce, Bolla ferma un pallone in terra di Massucco, grande giocata di Bolla e prima caccia ai 50 metri. Seconda battuta di Oscar Giribaldi,
al salto Bessone, al volo Oscar. Ancora al salto Alessandro. Pallone che gli scappa e va contro, anzi oltre la rete. 15-0 per la formazione ospite della Subalcuneo. Dobbiamo ancora mettere la caccia numero 2 in campo, siamo 15-0 per Cuneo. Massucco al volo cicca il pallone, Lorenzo bolla, glielo ferma con una caccia ai 50 metri la numero 2. Ultima caccia da posare, Oscar Giribaldi tocca, fa toccare il muro, Massucco bravissimo al volo. E Fabio Marchisio ha tentato la giocata ma gli è andata male perché Giuliano Bellanti gli ha fermato il pallone, caccia ai 40 metri e cambio campo. Ai 48 metri la caccia, scambio, ancora Bessone, adesso arriverà al volo Oscar Giribaldi. Pallonaccio che fa arretrare Bessone. Ha preso la caccia Cavaniero su una giocata di Alessandro Bessone che ha dovuto ricacciare andando indietro. E andiamo 30-0 per la formazione ospite. Da prendere una caccia sui 50, fa toccare la rete, arriva corto Giuliano Bellanti. Ritorno dei 5 Bessone, adesso arriverà al volo Oscar e sparerà in terra. No, ha giocato un pallone che l'aria lo sposta e niente da fare per Alessandro Bessone. E siamo 40-0 per Oscar Giribaldi, Giuliano Bellanti, Cavaniero e Bolla. Da prendere la caccia ai 40 metri, di spallone Oscar Giribaldi, spara in terra ma niente da fare per la formazione di casa che è subito sotto 0-2. Due giochi per il Cuneo, 0 per l'Alba Grafica di San Benedetto Belbo. Parte in battuta Alessandro Bessone, gli scappa il pallone, va fuori oltre la rete e andiamo 15-0 per gli ospiti nel terzo gioco. Al volo una giocata di Oscar Giribaldi, spara in terra Alessandro Bessone ma in tuffo. Doppio. C'è la richiesta del fallo da parte di Alessandro Bessone, niente da fare, l'arbitro segna una caccia ai 25 metri. Siamo nel terzo gioco, dobbiamo piazzare ancora tre cacce, il punteggio di 15-0 per la formazione in tenuta bianca con pantaloncini rossi. Intanto l'arbitro Gloria Biestro è l'arbitro più giovane dell'intero corpo arbitrale di pallapugno perché è classe 1990 e già è un giudice di linea in Serie A. Parte Alessandro Bessone in diagonale, una battuta bellissima, adesso al salto ancora Bessone con potenza mette il pallone verso il largo, Giribaldi al salto, pallone a rete. Ancora Alessandro Bessone fa andare indietro Oscar Giribaldi che al salto dai 70 al volo Bessone, vediamo, bella la giocata di Bessone, niente da fare per gli arancioni dell'Alba Grafica di San Benedetto Belbo perché Lorenzo Bolle dopo questo scambio si avventa sul pallone, prende il 15 dell'Intra e andiamo 30-0 nel terzo gioco.